e andiamo, si ritorna a vincere, arriva la reazione del Crotone che vince 3-0 con la Virtus Francavilla, tre gol tutti realizzati negli ultimi 20 minuti di gioco e un Crotone che così riesce a scacciare i fantasmi dopo la sconfitta dello Zaccheria di qualche giorno fa, un Crotone che tiene il passo del Catanzaro che ha vinto ancora, che tra l'altro scavalca anche il Pescara in classifica, visto che ha pareggiato in terra campana contro il Giuliano e quindi sarà quota 22 punti, andando così, rimanendo anzi a meno 3 dalla capolista Catanzaro, una vittoria non scontata contro un avversario molto ostico, molto difficile da affrontare come la Virtus di Mister Calabro, ex conoscenza tra l'altro del Catanzaro stesso, e vittoria importantissima. Tra l'altro oggi abbiamo visto anche diversi cambi a livello di formazione, perché si è giocato sempre con il solito modulo 4-3-3, ma in virtù di diverse assenze, tra cui quella di Petriccione per squalifica, l'infortunio di Carraro che gli è accorso durante il match contro il Foggia e che lo terrà fuori dal campo per diverso tempo, purtroppo. Oggi diversi cambi di formazione, in particolare due più che altro rispetto al solito, tre, vabbè, uno doveroso centrocampo e poi Chialesa al posto di Girone e Tumminello al posto di Gomez. Infatti il Crotone è sceso in campo con Branduani in porta, Calapai, Golemic, Cuomo e Crialese in difesa, Tribuzzi, Awe e Giannotti a centrocampo, Chiricò, Tumminello e Cargbo lì davanti. Quindi Tumminello finalmente titolare, così la stampa può smetterla di fare domande su Tumminello, perché io le conferenze pre-partita le sento sempre, ma come dico sempre per autolesionismo, non per attaccare nessuno, però sono sette partite, quante se ne sono giocate? Sette partite. Sempre le stesse fottutissime domande. Io onestamente, no, 9 partite addirittura, 9 partite, sempre le stesse domande, ripetute a ruota, a ruota, a ruota. Io sono sicuro, Lerda, se non fosse per contratto, non andrebbe mai in conferenza, ma credo nessun allenatore, perché rispondere alle stesse domande tutte le sante volte ci vuole veramente una pazienza incredibile, che non tutti hanno, perché, cioè, vabbè, lasciamo stare, non apriamo questo vaso di Pandora, non lo scoperchiamo. Un Crotone che, come dicevo, passa in vantaggio nel finale, perché per 75 minuti la baracca della Virtus Francavilla regge, Cuomo però riesce a permetterci di passare in vantaggio 1-0, e Crotone che da questo momento in poi sfrutta anche un calo evidentemente della Virtus Francavilla, e grazie alla doppietta di Gomez subentrato al posto di Tumminello riesce a realizzare quindi il secondo ed il terzo gol. Gomez che quindi arriva a quota 4, quindi forse anche qui smettiamo di dire che non abbiamo un capocannoniere. Ecco, adesso Gomez sta iniziando a segnare con più continuità e quindi vittoria doverosa, fondamentale, che ci permette di tenere il passo della capolista. Prossimo match difficilissimo a Torre del Greco contro la Turris, una squadra molto ostica da affrontare che vede una sconfitta dagli piani di potenza, quindi sarà certamente affamata di punti. La squadra di Padalino sarà molto difficile da affrontare, come dicevo, campo sintetico, stretto, squadra comunque loro molto tecnica, veloce sugli esterni, hanno un ottimo attaccante come un riferimento centrale come Maniero, ma hanno una buona rosa in generale, quindi non sarà semplice, però obiettivo proseguire sulla strada tracciata di quest'oggi e tornare a Crotone con il bottino pieno, nonostante, ripeto, sia una trasferta molto molto complicata. Io a questo punto mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi.